Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Antonello Venditti è finito al centro delle polemiche per aver insultato una fan disabile durante un suo concerto a Barletta. Mentre raccontava un episodio della sua vita, il cantante ha preso in giro la ragazza disabile che aveva emesso dei versi involontariamente interrompendolo. Dopo che è stato fatto notare che si trattava di una persona speciale, Venditti ha risposto in modo poco appropriato, affermando che non esistono ragazzi speciali. L'educazione è una cosa. Il video dell'episodio è diventato virale e ha suscitato indignazione sul web, con molte persone che hanno chiesto al cantante di scusarsi per il suo comportamento. Venditti ha quindi deciso di pubblicare un video su Facebook in cui si è scusato pubblicamente, ammettendo di aver sbagliato e di non essersi accorto della situazione nel buio del palco. I genitori della ragazza disabile hanno dichiarato di aver chiarito la situazione con Venditti e di non avere più problemi con lui. Hanno raccontato che l'artista li ha contattati personalmente per scusarsi e si è mostrato gentile e affettuoso con loro e con la figlia. Hanno confermato di continuare ad essere suoi grandi fan nonostante l'incidente. Antonello Venditti ha espresso il suo dispiacere per l'accaduto e ha sottolineato che non è un mostro, ma che ha reagito in modo eccessivo a causa di una incomprensione. Ha ribadito il suo affetto per le persone speciali e ha chiesto scusa per il suo comportamento.